Buongiorno ragazzi, qui è Inter Supporters, un saluto da Fulvio Santucci. Allora, oggi volevo parlarvi di un giocatorino che, secondo giornalisti ben informati, l'Inter sembra avere in pugno. Si chiama Lucien Agoumé, gioca nel Sochaux in Francia in questo momento ed è un classe 2002. In molti ne hanno parlato, in realtà secondo me non tutti hanno dimostrato di aver visto giocare questo giocatore, perché quando sento parlare di nuovo Pogba, secondo me siamo fuori strada su quello che può offrire oggi Lucien Agoumé come giocatore. Dove l'ho visto giocare io? Semplicemente al mondiale Under 17 che c'è stato a maggio, quindi un mese fa. Ne ho sentito parlare di questo giocatore, non l'avevo mai visto prima di quel momento e ho guardato attentamente un paio di partite della Francia per seguire due nomi in particolare. Uno era lui, Agoumé, e l'altro era Oshish, un giocatore che gioca nel Paris Saint-Germain, che avevo già visto giocare in Youth League. Agoumé mi è risultato un bel giocatore. Agoumé intanto è un classe 2002, quindi mettiamo subito i puntini sulle i. Questo è un giocatore che, se è spendibile per una prima squadra, lo è entro 2-3 anni, direi. Quindi io direi di toglierci subito dalla testa che sia un colpo per la prima squadra, da fare subito, da inserire in mezzo al campo, che faccia la differenza subito. Non esiste, ragazzi. Questo è un classe 2002, 17 anni, ha ancora un percorso di crescita notevole da fare. Ma quindi perché prendere questo giocatore? Allora, Agoumé è un giocatore che mi ha colpito perché lui ha delle caratteristiche sia fisiche che di leadership che non sono comuni con i suoi pari età. Se voi vedete giocare l'Under 17 noterete che il talento è grezzo, cioè non vedrete mai un'organizzazione di gioco, non vedrete quasi mai, perché ci sono alcune eccezioni ormai, una sinergia vera di gioco, ma vedrete normalmente dei talenti grezzi che escono fuori magari individualmente anche se non riescono ad essere inseriti in un contesto di squadra. Ecco, Agoumé sembra che faccia eccezione in questo. Perché? Intanto dove gioca? Allora, Agoumé è un mediano, gioca davanti alla difesa, per cui non è esattamente uno schermo della difesa ma è un playmaker basso, quello più indietro davanti alla difesa, con un giocatore dinamico e più leggero, diciamo, di fianco, che potesse dare gli strappi, potesse fare gli inserimenti. Ecco, Agoumé è l'equilibratore di quella squadra della Francia Under 17. Non ho mai visto una sua partita intera con il Sochaux, quindi non so esattamente se nel club faccia una cosa diversa, però nell'Under 17 gioca così. In che cosa colpisce? A me in particolare in due cose. Uno, ha una fisicità veramente notevole, perché stiamo parlando di un giocatore che credo sia alto tipo 1,90 m, per cui insomma ti colpisce in mezzo ai ragazzini. E la seconda cosa che mi ha colpito molto di Agoumé è la visione di gioco. È veramente veramente notevole la visione di gioco di Agoumé. Quindi di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che lui sembrerebbe riuscire ad anticipare di un secondo la visione di gioco degli altri. Il classico giocatore che, senza aprire paragoni, però per darvi un'idea, il classico giocatore che agisce un po' come Esteban Cambiasso, no? Per cui quello che riesce a capire prima quello che succede. E la cosa ottima di Agoumé è che questa cosa la dimostra in tutte e due le fasi. Lui secondo me è più bravo a costruire il gioco in realtà, ma è molto bravo anche a capire dove va il pallone prima degli altri, per cui insomma lui è il leader di centrocampo. Idealmente quella zona di campo, la mediana, deve essere sua, la vuole fare sua, e ci riesce a farla sua, intanto perché gioca due tocchi, intanto perché è il capitano della Francia Under 17, per cui i ragazzi che sono i suoi compagni si fidano di lui, gli danno spesso la palla, lui gioca due tocchi, orienta quasi sempre il controllo nella parte aperta del campo, il che significa che lui mentalmente ci arriva prima a capire quello che deve fare con la palla tra i piedi, e questa è un'ottima caratteristica. Che altro dire? Copre molto bene il pallone, per cui è difficile portargli via palla, sia perché è fisico, sia perché ha un'ottima copertura del pallone. Ricordatevi però che stiamo sempre parlando di un confronto con i pari età, per cui una volta che si arriva al confronto con i grandi possono cambiare molte cose, perché cambia la categoria, cambia la fisicità, cambia l'esperienza, per cui non è detto che Lucien Agoumé riesca a ripetere quello che ha fatto vedere con l'Under 17 nelle categorie superiori, con gente più grande, con gente di tecnica e di esperienza magari superiore. Però è veramente un ottimo prospetto, un giocatore che, se lo guardi nelle categorie giovanili, ti fa dire: ecco, questo è un giocatore che fa girare un'intera squadra. Non è appariscente, non è un giocatore appariscente perché non ha caratteristiche appariscenti, segna poco,
arriva anche poco a fare l'ultimo assist, quindi è difficile che entri in un gol, ma lui costruisce tutto quello che c'è da fare prima, per cui porta fuori la squadra, riesce a gestire la manovra, in qualche modo detta ai compagni il passaggio da fare, è bravo a verticalizzare e, come detto, gioca a due tocchi, quindi è un progetto di centrocampista moderno. Ora, uno come Agumé in questo momento può diventare sia Patrick Vieira che Geoffrey Kondogbia, quindi due parabole completamente differenti. Vieira che diventa un fuoriclasse acclamato in tanti campionati con tante maglie, mentre Kondogbia diventa un giocatore che tradisce le promesse e non riesce mai a spiccare quel salto di qualità. Quando un giocatore ha 17 anni è complicato capire che tipo di percorso farà. Quindi perché metterci le mani? Che cosa serve? Serve perché questi sono giocatori che, su cui si possono fare delle scommesse. Se questi giocatori li prendi da giovani a basso prezzo, hai sempre un'ottima possibilità di riuscire a guadagnarci qualcosa sopra, anche nel peggiore dei casi. Nel migliore dei casi ti sei trovato un giocatore ottimo per la prima squadra e lo vai a sfruttare dopo, quando lui va a maturare nel campionato in cui si trova o in altri campionati. Qualora dovesse andare male, perché magari l'Inter avrà dei progetti diversi, perché magari troverà un giocatore in grado di far girare tutta la manovra e sfrutterà lui per gli anni a venire, probabilmente non ci sarà spazio per Agumé, però un giocatore come Agumé si può rivendere a cifre ben superiori a quelle che sto sentendo sulle quali l'Inter sta trattando, quindi parliamo nell'arbitro dei 4 milioni e mezzo, che già sono tanti per un giocatore di 17 anni, e questo fa capire che tipo di prospetto sia. Sinceramente, nel mondiale under 17 è stato sicuramente uno dei migliori giocatori, almeno tra i migliori 5 giocatori visti in quella manifestazione. Non è che sia una garanzia questa, perché ci sono tantissimi giocatori che a livello giovanile spaccano il mondo e poi arrivano a livello professionistico e per una cosa o per l'altra si perdono, vuoi perché la fisicità diventa un'arma che non possono più sfruttare, vuoi perché la testa non è quella giusta e quindi non riescono a fare quel salto di qualità per alzare l'asticella, vuoi perché gli infortuni ne condizionano la carriera. Direi che è un buon acquisto, è un giocatore che, se finisce in una academy di quelle francesi, tipo quella del Lione, che sta veramente facendo vedere ottime cose, sta veramente facendo vedere ottimi giocatori, poi finisce che per metterci le mani sopra bisogna pagare quei 30-40 milioni, allora a quel punto non è più un affare, perché poi finisce come Kondogbia che lo paghi tanto, non ti rende, e poi alla fine devi riuscire a far quadrare tutto per non farci una minusvalenza, insomma, per non andarci a perdere. Se questo giocatore lo prendi a quelle cifre, 4 milioni, te l'assicuri 17 anni, sicuramente ci vai a guadagnare in un modo o nell'altro. Quindi sono d'accordo con la strategia di acquistare Agumé. Fosse per me, in caso di acquisto, lo lascerei almeno un anno di nuovo al Sochaux, dove giocherà di nuovo nella seconda divisione francese, che comunque sia è più competitiva della primavera, soprattutto a livello fisico, e ne monitorerei i progressi e cercherei poi di portarlo in un campionato magari più alto, facendogli fare un po' quel salto. Per cui, per ora, ottimo avere messo le mani su un 2002 così forte, uno dei migliori in questo momento della sua classe, della sua leva calcistica, e staremo a vedere allora come Agumé proseguirà la carriera. Noi sicuramente come interisti lo terremo d'occhio, però prima di 2-3 anni tenete presente che non potrà fare granché con i nostri colori, almeno per quanto riguarda la prima squadra. Poi, se lo portiamo in primavera, monitoreremo da lì i progressi che farà. Quindi questo ritratto di Lucien Agumé, un giovane di valore, un giovane per il futuro, non per il presente. Questo è sicuramente da considerare, questo è sicuramente da non dimenticare. Prima di salutarvi, vi ricordo che i video contenuti offline su questo canale continuano su YouTube, per cui una bella iscrizione a Inter Supporters, mentre se siete interessati alle cronache live che facciamo ormai da un paio d'anni qua su YouTube, vi ricordiamo che dalla stagione 2019-2020 ci trasferiamo sulla piattaforma Twitch. Link in descrizione, ve lo lascio, come vi lascio un video che mostra un po' le giocate di Agumé con il Sochaux. Tutto in descrizione, ragazzi. E allora, ragazzi, ditemi cosa ne pensate di Agumé, se l'avete visto giocare, di cosa ne pensate, come pensate che verrà fuori questo giocatore. Noi ci vediamo al prossimo video.